Ecco, serve appunto questo sforzo culturale, e fatemi dire solo una battuta, che la cultura passa anche dal linguaggio. La prima a saperla è la destra, che ne ha sempre fatto grandi bandiere ideologiche, ma noi continuiamo a ritenere fondamentale l'utilizzo del linguaggio inclusivo, rinunciare a declinare il femminile nelle nostre professioni. È un'occasione persa per affermare il ruolo non nostro, ma di tutte le donne nella società, nell'economia, nel lavoro, nella storia di questo paese e d'Europa. Non capirlo veramente significa dare per scontato e accettare che si usi il maschile, perché quella posizione è stata per lo più ricoperta nella storia dagli uomini, ma noi siamo qui per cambiare le cose, non per accettare quelle sbagliate. E devo dire, è questo il senso di lottare non solo per se stesse ma per tutte, e questo è il compito del PD. E guardate, lo sappiamo bene, vedete, Giorgia Meloni lo dimostra ogni giorno, che c'è una bella differenza tra la leadership femminile e femminista, perché non ci serve a niente una leader donna che non si batta per migliorare la vita di tutte le altre donne e per difenderne i diritti a partire da quelli a scegliere sul proprio corpo. Mentre in Francia costituzionalizzano il diritto all'aborto, siamo ancora troppo lontani dalla piena attuazione della legge 194. Serve fissare una percentuale obbligatoria di medici non obiettori in tutte le strutture, altrimenti quei diritti rimangono sulla carta, a ragazze e donne è impedito di farlo l'accesso.